come si installa un ricevitore WL5 della Mi Boxer che permette la gestione da Amazon Alexa, Google Assistant, dai dispositivi iOS e Android. Vediamo, qui potete scaricare l'applicazione sullo smartphone ed è gratuito. Le istruzioni. Purtroppo attualmente abbiamo solo le istruzioni in inglese. Qui potete vedere tutte le istruzioni per come si fa la configurazione con i dispositivi vocali e smartphone. L'istruzione sui vari tipi di collegamento e i dispositivi telecomando compatibili. Viene fornito anche di un biadesivo 3M. Ecco qua, questo è il ricevitore. Come si installa un ricevitore WL5 della Mi Boxer? Qui abbiamo V più e V meno che è per l'alimentazione. Puoi collegare un alimentatore o con cavo o semplicemente con jack. Questo, per esempio, è un alimentatore con jack che puoi collegare direttamente qui. Altrimenti puoi utilizzare un alimentatore come questo della Meanwell che ha dei cavi nero e rosso. Nero sta sempre per negativo, rosso sta sempre per positivo. Potrebbe capitarvi anche degli alimentatori come questo. In questo caso V più V meno dovete prendere dei cavi. In questo caso per la bassa tensione si consiglia di utilizzare sempre cavi nero e rosso, dove il nero sta per V meno e V più sta per rosso e rosso sta per V più e si installa in questa maniera V più V meno e si va a mettere sul ricevitore in questa maniera. Come si va a installare una striscia LED con questo ricevitore? Allora, questo è un ricevitore universale che ti permette di gestire tutti i tipi di striscia LED, quindi è compatibile con tutti i tipi di striscia LED, sia a 12 volts che a 24 volts a tensione costante. Come si installa? Se avessimo una striscia LED monocolore, si deve installare al V più e al W della prima riga. Ricordo, prima riga, seconda riga, terza, quarta e quinta riga. Se tu hai una striscia dual white, quindi con la gestione di bianco caldo e bianco freddo per poter fare tutte le varianti di gradazione, l'installazione è così. Si installa su V più CV, si salta il quadrettino del CV e si va su W. W sta per warm white, CV sta per cool white. Se hai una striscia LED RGB, devi prendere in considerazione la terza riga, dove V più sta sempre per positivo. R sta per rosso in inglese, G per verde in inglese e B per blu in inglese. Se hai invece una striscia LED RGB white con una variante di bianco, devi installare tenendo in considerazione la quarta riga. La quarta riga abbiamo V più, R per rosso, G per verde, B per blu e W per white. Se invece hai una striscia LED RGB CCT, devi prendere in considerazione l'ultima riga, dove hai i rispettivi RGB, il V più, ma hai anche CV che sta per Cool White e W per Warm White. Le differenze di striscia LED. Questo, ad esempio, è una striscia monocolore a 24 volts. Dobbiamo prendere in riferimento l'installazione WV, quindi W e V, prendendo in considerazione la quinta riga. E in questa maniera. Questa è una striscia LED RGB più CCT, dove è composto da un chip LED RGB multicolore più un chip fredda e un chip LED calda. Di norma viene utilizzato una striscia LED che hanno 6 cavi. In questo caso, come viene installato? Si vede dove si trova la tensione positiva 24 volts, si percorre la linea, in questo caso il marrone è il positivo. Semplicemente si installa il marrone che è il positivo al V più, il cavo rosso alla R,
verde al green, il cavo B al blu e infine il cavo nero e bianco, in questo caso rappresenta rispettivamente cool white e warm white, dove quindi si mette in CW e WW. Vediamo come si installa. Ecco qua un ricevitore installato con i cavi in entrata nero per il meno più, rosso per V più di un alimentatore. E qui abbiamo la striscia LED V più per marrone, si segue l'RGB secondo i colori e poi calda e fredda. Allora, molto importante, si deve installare un alimentatore che abbia il voltaggio identico a quello della striscia LED, altrimenti non funziona. Allora, adesso la striscia LED si è accesa. Come vedete qui si accede la striscia LED, l'indicatore sta lampeggiando, in realtà premendo su set, allora se l'indicatore non dovesse lampeggiare potete tenere premuto su set per 3 secondi e l'indicatore inizia a lampeggiare. Questo lampeggio ti permette di configurarlo da smartphone.